Carissimi ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo vlog. Buongiorno da me, da Amarok. Eccolo qua. Ragazzi, ho imparato a salire sul letto e stanotte ha dormito con me perché io non me ne sono minimamente accorta. Me lo sono ritrovata sul cuscino. Quindi, meraviglioso. Avevo parlato troppo presto dicendovi che era bravissimo, bla 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 bla. Adesso me ne sto per andare perché oggi vado a fare una cosa iper speciale. È vero? Posso parlare? Infatti oggi vado finalmente a fare il microblading alle sopracciglia e volevo portarvi con me sia su Instagram sia poi fare questo video per farvi vedere bene il prima e il dopo e magari riuscire a riprendere qualche passaggino di quello che poi mi andrà a fare la ragazza. Tra l'altro, prima che mi scordo di dirvelo magari dopo, vi lascio linkato qua sotto il suo profilo Instagram, così se poi vi va, se siete di Roma, zona Ostia più o meno, potete andare da lei perché è bravissima, io la conosco da anni. Andavo a fare da lei l'extension alle ciglia e adesso si è aperta proprio un negozio dove fa appunto extension e anche questi trattamenti alle sopracciglia più corsi. Gwenda è fuori in giardino, lui ancora deve fare il vaccino. È vero, domani andiamo a fare quello della leptospirosi e finalmente potrà scendere per terra, toccare suolo. Detto ciò, ragazzi, io mi vesto, ho appuntamento alle 11, quindi direi che mi devo sbrigare e ci vediamo direttamente dopo. Tra l'altro oggi è una giornata super piena, poi vi spiego tutto passo passo. Allora ragazzi, sono arrivata. Stiamo per fare la forma, giusto? Sì. Prima la forma. Ci fa un salutino, Ciao. Magda. E adesso iniziamo. Cerco di riprendervi un pochino di passaggi. Normalmente il sopracciglio dovrebbe cominciare da qua. Giustamente non lo spostiamo così perché giustamente sei abituata a averle un po' più vicine, vero? Io comunque te li faccio dove iniziano le tue, ok? Perché Ok, guarda quanta differenza c'è, così non ti vedrai mai. Non ti vedrai mai. No, l'avevo fatto quando Sì, ero piccola, lascia infatti. perdere. Ok, allora seguo il tuo sopracciglio, va Sì. bene? Non fa male. Si sente Sì. solo uno scrocchio. Allora ragazzi, in tutta la mia bellezza, mamma mia. Adesso stiamo tenendo in posa il pigmento, il colore, per un quarto d'ora, dopo che ha fatto i pelettini e poi dopo facciamo la sfumatura. Ragazzi, piccola pausa al Mac, guardate che mi ha raggiunta la pazza! Io invece sono a parte macchiatissima e dovrò andarmi a pulire, ma queste sono le sopracciglia. Dopo a casa ve le faccio vedere bene, le adoro! Magda è brava, 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 adesso anche Giulia vuole andarsela a fare da lei. Sono un po' scure come vi avevo spiegato, è una svolta. Adesso, visto che lui non può ancora uscire fuori, io lo faccio andare un po' in giardino, sempre con la mia supervisione, sempre dopo averlo chiesto al veterinario. L'importante è che non si metta in bocca troppe cose. Dico troppe cose perché a volte una ghiaccia di pino se lo mangia e non posso proprio stare lì incollata 24 ore su 24 a lui. Questo è lui quanto è piccolo confronto a Guandi. No, ma anche Guandi è piccola però. Vedete, lui si mette, corre. Poi è bravissimo perché fa la pipì. Ha fatto anche la cacchina qua fuori. Vedete, adesso si sta cercando un posticino dove sganciare. Sostanzialmente, ecco che ci poggia la pipì, eccola lì. Io invece, perdonate la faccia, sono stanchissima. Oggi non ho dormito niente. Mi sono svegliata tipo ogni ora per vedere se doveva scendere dal letto e fare la pipì, bere. Vi dico solo che mentre mi faceva le sopracciglia mi sono addormentata. Infatti, mi avevano tutti terrorizzata. Guarda, farà malissimo, malissimo, malissimo. Zero, mi sono addormentata, vi ripeto. Quindi, figuratevi. All'inizio lei me l'ha fatto senza anestetico e mi ha cominciato a disegnare i peletti con il bisturi a mano. Quando mi ha passato la prima mano di pigmento, che ha dovuto comunque un po' rimanere in posa, mi ci ha messo una goccetta di anestetizzante. Da lì proprio che vi dico, non ho sentito meno di zero, proprio sembrava che lo stesse facendo un'altra persona. Spero si veda bene. Io qua non avevo proprio le sopracciglia, non avevo proprio i peletti.
avanti. Poi per oggi, che è il primo giorno, almeno ogni ora devo passare un cottoncino imbevuto con l'acqua strizzato bene per non far fare le croste troppo forti. E poi ci sto mettendo una goccina di Bepantenol. Va bene anche la vasellina, in teoria mi ha detto, però io mi fido col Bepantenol. Wendy invece è bravissima. Alcuni nello scorso video mi hanno detto che la vedono un po' abbacchiata. No, ragazzi, è che lei è grande, c'ha 10 anni, quindi per lei vorrebbe soltanto dormire. Invece c'ha lui che ogni tanto gli rompe. Quindi se vedete che si sposta è per quello. Ma hanno giocato, vanno abbastanza d'accordo. Tra l'altro in moltissimi mi avete scritto che il nome Amarok vuol dire grande lupo. E quindi sì, ragazzi, ho voluto dare un nome così, un nome sobrio, un nome che lo rappresentasse. Un piccolo lupettino c'ha zecca. Mo' grande lupo non lo so. Vedete che mi si mangia gli aghi d'erpino. Wendy sta cercando di salire. Lui sta giocando col suo nuovo pupazzetto che gli ho preso su Zooplus. Wanda vuole il mio latte. Tra l'altro non vi ho detto che oggi pomeriggio vado al cinema con Francesca e poi stasera andiamo al sushi. Quindi oggi proprio, ragazzi, giornata di sgarro più totale. Qui c'è Amarok che vuole il latte, avrà pure lui. Detto ciò, adesso, visto che sono le 4 aspettando le 6 che arriva poi Fra, mi guardo una puntatina di Dawn Patrol su Prime Video. Dicevo, questa serie qua, Dawn Patrol della DC, devo guardarmi il quarto episodio, non mi sta facendo impazzire ma l'ho cominciata e quindi la guarderò, insomma. Allora, ragazzi, vi riprendo un attimo quelli che sono i miei regali di Natale. Non sono tantissimi, ve lo dico, perché come sempre sono più che altro bustine con i soldi, eccetera eccetera. Però abbiamo queste cosettine. Allora, mia nonna, oltre la bustina con i soldi, mi ha fatto questi DVD della Disney perché gliel'avevo chiesti. Mi aveva detto, ma quali ti mancano? Io ho detto, insomma, alcuni nomi e lei me ne ha presi 3. Il primo è questo qui, Frozen 1, tra l'altro con la copertina questa qui, collezionabili, vedete, i classici 52. Poi, stesso, ma questo qui è La Bella Addormentata, che è il numero 16. E poi c'è Rapunzel, che invece è il numero 50, quindi si aggiungeranno poi alla mia collezione, che si sta ampliando, anche dei DVD. Poi mi hanno regalato questa, che è una borraccia di quelle termiche. La cosa bellissima è che è da 350 ml e quindi è tipo piccolina da borsetta, in più di un colore, raga, stupendo. È turchese, che è uno dei miei colori preferiti, ed ha anche questo aggiuggino, diciamo, per portarselo. Ed è davvero super super utile, no alla plastica, quindi io le uso in continuazione. E poi, ultima bustina, questa qui di Carpisa. Mi hanno fatto una cosa strautile, ed è un portacarte nero e di questo rosa pesca. Francesca sta per arrivare, io mi stavo pulendo le sopracciglia, volevo farvi vedere quanto colore spurga effettivamente ogni ora. Quindi stavo appunto pulendo. Tra l'altro, io di solito divento fucsia. Magda è stata bravissima, è stata super delicata. Non mi si sono gonfiate per niente. E adesso vado a metterci un po' di Bepantenol, ma proprio poco poco poco. Infatti dovrò portarmi dietro alcuni dischetti con appunto la crema. Ragazzi, eccomi qua. C'è Fra. Faccio un ciao volante. Allora, abbiamo preso questo perché siamo brave, eh. Che ha giusto una bibita un po' glaciale, perché dopo sennò chi mangia qua, ragazzi? Ci stiamo guardando Primo Natale, non mi ricordo, in po' ritardo. Speriamo ci piaccia, ci faccio fare qualche risata, che ve devo dire. Ok, film terminato, mi sono rimessa la cremina come si può ben vedere. Vi dirò, questo primo Natale non è che è stato proprio favoloso, eh? Un po' così. E adesso siamo venuti all'Euro, qui c'è il gazzometro, quindi via del gazzometro per mangiarsi il nostro sushi preferito. Franci è andata a trovare parcheggio ed è lì che si accinge ad attraversare. Quindi dai, faccio vedere un po' di cose buone. Che ti corri? Oddio, sta correndo, divento più unico che raro. Andiamo a mangiare il sushi, ecco il nostro primo ravioli, sì, raviolino. Rollino buono, gnammi. Francesca sta combattendo con i fantasmi del passato. Ma che davvero? E buon appetito. Ragazzi, finalmente mi riesco a riprendere Sonia. No, Francesca, devi prendere tu. Giuro, sto male. Ciao ragazzi, allora, oggi è il giorno dopo. Mi sono scordata di fare la chiusura del vlog, quindi
eccomi qua. Spero questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi sotto nei commenti le vostre esperienze con il microblading. So che adesso saranno scure, poi spariranno, poi riappariranno. Sarà tipo un gioco di magia. Comunque, a parte questo, sono molto soddisfatta. Ho rifatto il letto. Amarok sta giocando con il cuscino a bacio. Wendy è qui che si è appena spazzolata. E niente, spero questo vlog vi abbia tenuto compagnia. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto.